proprietà privata. C'è una gara nel panorama nazionale che sorride ormai da anni a Francesco Fortunato, i 5.000 metri di marcia dei campionati italiani assoluti in Tor di atletica leggera. L'ha vinta ancora una volta il campione andriese, primo classificato ad Ancona, tra l'altro con un riscontro cronometrico notevole, settimo titolo assoluto in carriera sulla distanza al coperto, quindicesimo nel computo complessivo per il portacolori delle Femme Gialle. È sempre importante un po' per inaugurare la stagione e trovare ulteriori motivazioni per affrontare il proseguo della stagione. Quindi devo dire che anche quest'anno ho centrato questo obiettivo. 5.000 metri in 18 minuti e 25 secondi, migliorato di 12 secondi il vecchio personal best. Crono pazzesco, il migliore al mondo sulla distanza al momento nel 2024 e la terza prestazione all time in Italia dopo due mostri sacri come Brugnetti e De Benedictis. Un bel inizio per poter sperare di migliorare anche poi sulle distanze più lunghe. La correlazione non è altissima, ma l'importante è rimanere su ogni atleta e la sua storia, quindi se continui a migliorare sul 5.000 si presuppone che c'è il margine per poter migliorare poi sulle distanze di 10 e 20 km, quindi speriamo che sarà così. La distanza più importante resta la 20 km, tra 9 giorni ci sono gli assoluti sulla distanza olimpica, l'atleta allenato da Riccardo Pisani è campione in carica. Vado con l'obiettivo di confermare il titolo e di svolgere un test allenamento per verificare che tutto sta procedendo per il giusto verso, e quindi non mi aspetto un grande riscontro cronometrico, ma appunto vado con l'obiettivo di onorare il campione italiano. Poi la primavera barra estate con tanti sogni ed obiettivi. A giugno ci sono gli Europei di Roma, ad agosto le Olimpiadi di Parigi. Sarà la seconda esperienza a 5 cerchi per Fortunato dopo Tokyo 2020+1. Qui a Roma chiaramente non, a livello di prestigio non sono paragonabili alle Olimpiadi, ma col fatto che si fanno in casa io li metto veramente un gradino sotto la gara di Parigi. Per me sono due tappe importantissime, e di valore diverso ma di significato molto simile. Podio agli Europei, top 10 agli Olimpiadi, firmi? Per il podio agli Europei sì, ma per la top 10 alle Olimpiadi non posso firmare.